Guarda qua che sto guardando. Uffa, mamma mia! Buongiorno carissimi, buongiorno carissime. Oggi tratteremo un tema molto difficile, ma anche comune. Questo ha a che fare con le rabbie dei bambini. Sono veramente tantissime le domande che ci arrivano a livello, sia a livello professionale che a livello personale, da genitori che avete dei bambini in età tra i 3 e i 6 o i 7 anni, ci chiedete dei consigli come possono fare con i bambini che magari possono diventare anche isterici. Per così dire, no? Io vorrei raccontarvi una storia della mia esperienza professionale, personale. Quando ho iniziato questo progetto sullo sviluppo psicosociale, per i bambini nella fascia d'età tra i 5, 4, 5 e 7 anni, uno dei miei addressati, un bambino di 4 anni, un giorno mi afferrai dai capelli e mi ha tirata giù, ma letteralmente mi ha riportato i piedi per terra, e poi mi ha infilato le dita negli occhi. Ve ne rendete conto? Parliamo di un bambino di 4 anni, sono 40, non è che sono una donna, sono piccola, ma comunque un bambino di 4 anni, trovare questa forza dalla sua rabbia di portare una persona adulta per terra, dai capelli. Poi ho detto, no, io mi arrendo, io continuo con il mio progetto con i bambini, ma questo bambino ha bisogno di un aiuto, di un psicologo. Io comunque con il mio progetto dello sviluppo psicosociale, emozionale, sociale che gli porta, non gli porta nulla. Quando questo bambino aveva i cosiddetti attacchi di panico, gli facevano girare gli occhi, gli si gonfiavano le vene del collo, quasi scoppiavano. Era difficile la sua situazione. Come bambino era anche tanto molto isolato, quando era tranquillo non voleva partecipare quasi affatto alle nostre attività del gruppo, ci guardava quasi sempre da lontano, ed era sempre di cattivo umore quando gli si proponeva di partecipare ad un'attività di gruppo. Ma comunque non vi preoccupate, non è che tutti i bambini sono così difficili. Io ho preso un esempio di un caso veramente difficile per farvi vedere che se un bambino ha le sue rabbie a livello normale è anche un segnale positivo, è anche un segnale di un carattere forte, anche un segnale di un carattere di transito, e ce la farete, veramente ce la farete. Se rimanete fino alla fine e vedete cosa abbiamo fatto noi. Sono cose che si possono fare semplicemente anche a casa. Allora rimanete fino alla fine e ascoltateci. Io in questo video vi presenterò la scallatura e la struttura di un progetto con il tema emozione, sviluppo sociale emozionale per i bambini tra i 4 e i 7 anni. Ma poi ragazzi, mi raccomando, non è che i risultati di questo processo siano visibili da un momento all'altro. Ci vuole veramente pazienza e compromesso. Ma voi come genitori ce l'avete, è l'istinto del genitore. Noi addirittura abbiamo messo mesi per ottenere un risultato positivo. Quanto i genitori mi chiedono un consiglio che possono fare in un momento difficile quando il bambino è magari fuori testa? Io dico ai genitori, fatevi un video, fatevi registrare quel momento di disturbo del bambino e lasciateglielo vedere da solo in un momento quando pensate, che il bambino sia in grado di ascoltare. Non magari in un momento così, rilasciante, senza un discorso previo.
perché così turbiamo il bimbo, lo sorprenderemo in un modo che non vogliamo. Deve essere comunque un momento quando il bimbo sia in grado di affrontare un lato suo negativo, per fare anche una autoriflessione, per così dire, no? Poi i bambini sono anche lieti ad ascoltarvi. Quell'altra cosa che potete fare è accordarvi in anticipo su quando può comprare qualcosa e in quale quantità. È possibile che il bambino sia d'accordissimo con voi in quel momento, quando parlate su questa cosa, ma nel momento dello shopping lo dimenticherà, sia le prime volte, ma anche per molto tempo, non è che si imparano così queste cose, ma questo non è male. Non puniterlo, pazienza, fidatevi del vostro figlio. Con la ripetizione si impara, intanto, ma è molto importante che il bimbo sia informato in anticipo di che cosa volete fare. E che si sia assunto la responsabilità della sua parola detta a voi. Quest'altra soluzione che viene frequentemente applicata negli ultimi anni, cioè quando il bambino è in crisi, in un posto pubblico, lo ignori completamente, fai finta di niente. Per me, per alcuni bambini funziona. Tipo che non dà importanza a quel bambino maleducato per non farti usare un'altra volta che è in crisi. Allora, per alcuni bambini funziona, ma per altri no, perché lo interpreta male e gli provoca ansia. In questo caso, puoi semplicemente stare in silenzio accanto a tuo figlio, tendergli la mano, accarezzarlo, tenerlo, cercare un contatto fisico, per così dire, no? Riuscire ad avere un contatto accogliente con tuo figlio. Certo che le parole in questo momento non servono affatto, anzi, possono anche peggiorare la situazione. In questo caso il silenzio è d'oro. Quello che serve assolutamente è il linguaggio non verbale. In questo caso il linguaggio non verbale vuol dire il contatto fisico, il linguaggio che segnali con il corpo, che è molto, molto essenziale veramente la presenza del genitore in questo momento, che segnala al bambino: sono qui con calma, ti comprendo, è una crisi e passerà. E adesso vi presenteremo il progetto dello sviluppo sociale emozionale, come l'abbiamo fatto con i bambini tra il quarto e il settimo anno all'asilo nido. Rimanete con noi.